Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Le parole del Santo Evangelo cancelli i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Tante volte anche noi dinanzi al Signore abbiamo chiesto, abbiamo implorato: abbi pazienza con me e cercherò di riparare, cercherò di sistemare le cose. E Dio ci offre un tempo di grazia. Quante volte dovrò perdonare? Fino a 7 volte, se un fratello pecca con me, quante volte devo perdonare? Dovremmo togliere quella espressione, quella parola, volte.
quanto devo perdonare al mio fratello? Tutto. Quanto devo perdonare? Sempre. Non è una misura, non c'è una misura. Così come la misura dell'amore è amare senza misura, non esiste misura nel perdono se non lo stesso, il contraccambio di quello che noi facciamo, Dio farà con noi. Ci viene presentato da Gesù questo racconto, che è anche una parabola sul regno di Dio, del regno dei cieli, come dice il beato apostolo ed evangelista Matteo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Dio, ecco, ci chiamerà un giorno e ci sarà il giorno in cui dovremmo rendere conto, rendicontare, regolare i conti con Lui. E saremo tutti presentati al cospetto di Dio. E lì dovremmo rendicontare ciò che abbiamo fatto, quanto Dio ci ha donato. E Dio che ci ha donato con generosità, con larghezza, oltre misura, ci domanda: ma quello che io ti ho donato, le opportunità, i talenti, i carismi, i doni, tutte le opportunità di grazia che tu hai avuto, le hai considerate come un qualcosa di come un tesoro geloso? Questo è mio e lo posseggo, lo consumo io, lo mangio io, lo divoro io, e poi ti accorgi che non puoi e magari fai perdere quello che ti viene donato perché non hai voluto condividere. Poi magari fuori scadenza lo devi pure buttare, però agli altri non gliel'hai dato. E il Signore lì ci chiederà conto. Però, ecco, Dio sarà sempre pronto a perdonarci. Ci farà comprendere quant'è la gravità e come tanti gesti hanno delle ripercussioni anche sulle persone che noi amiamo e sulle persone alle quali noi teniamo. Pensate, una persona che compie magari un gesto sconsiderato e viene privato dei suoi beni, quei beni che avrebbe dovuto consegnare ai suoi figli. I figli inevitabilmente, ecco, saranno privati di quei beni che quasi quasi già sentivano loro, vengono espropriati. E così anche per noi, fratelli cari, quando noi, ecco, non permettiamo alla grazia di Dio di fluire, e non possiamo dire vabbè, penso ai miei cari, no, tu devi essere, ecco, strumento docile nelle mani di Dio. E allora Dio ti restituirà il 30, il 60, il 100 per uno di quanto tu hai seminato con generosità. Ma se tu non sei che avrei ammassato, beh, probabilmente andrà alla rovina. Il padrone ha compassione. Dio ha sempre compassione di noi e lascia andare quel servo condonandogli il debito. Ecco, un debito condonato, tu me lo dovresti dare, ma poiché non puoi, beh, ti faccio dono di quel debito, ti faccio un dono, ti faccio una donazione per quel debito del pari importo, e quindi io ti sto dando, ti sto donando quanto avresti tu dovuto darmi. Mi state seguendo? Questo è il condono.
appena uscito, possiamo dire sulla porta stessa, Dio ti dà un'altra opportunità, un'altra chance. Gira pagina, scrivi una pagina nuova nella tua vita. Quel servo trovò uno dei suoi compagni, cum panis, quello che mangia lo stesso pane. Erano, potremmo dire, colleghi, per noi sacerdoti confratelli, correligionari, se apparteniamo alla stessa fede, compagni, cum panis, stiamo mangiando il pane assieme, condividiamo il pane, condividiamo quello che è il quotidiano. E gli doveva 100 denari, 3 mesi di lavoro. Quello invece era, anche se avesse quel debito che aveva contratto, quello sperperio che aveva fatto, anche se avesse lavorato 80 anni, lui con sua moglie, i suoi figli, non si sarebbe mai potuto ripagare. Era un debitore insolvente e insolvibile, né ora né mai avrebbe potuto sanare. Questo invece in 3 mesi di lavoro avrebbe potuto sbarcare, ecco, la situazione e sistemare le pendenze. Lo prese per il collo. Sapete che al guinzaglio si prendono i cani, e gli animali si prendono per il collo, si strozzano, lo soffocava, gli toglieva il respiro. Attenzione, Dio ha dato il respiro, tu gli stai togliendo la vita, lo stai soffocando. E diceva: restituisci quello che devi. Il suo compagno si prostra a terra, fa lo stesso di gesto che aveva fatto lui col suo padrone e dice le medesime parole: abbi pazienza con me e ti restituirò. E mentre questo avrebbe potuto farlo, lui non avrebbe mai potuto farlo con il suo padrone. Mentre questo compagno che gli doveva 3 mesi di lavoro poteva restituirlo, lui non avrebbe mai potuto restituirlo. Eppure il padrone gli aveva condonato il debito e non volle. Lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Ora, giusto per capire, non è tanto la prigione. Lo fa trattare da schiavo perché lavorasse anche duramente, magari a mezzo servizio, a mezza paga, comprendete la cattiveria, per avere il suo, le sue spettanze. E visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti, perché magari quello era una brava persona, e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Noi forse faremmo un pensiero cattivo verso questi spioni e infami, perdonatemi l'espressione, però attenzione, quelle persone che vedono un'ingiustizia, tacere su un'ingiustizia ti rende complice dell'ingiustizia. Tacere quando tu sai una verità, che quella persona, tu amore e non usi misericordia, ma io glielo dico al Signore. Noi ogni tanto, quando qualcuno dei nostri cari va in paradiso, diciamo: parla a Gesù di noi, fai la spia a Gesù, fagliela la spia, diglielo a Gesù, non che Gesù non lo sappia, ma digli anche qual è la visione delle cose sbagliate, delle cattiverie, delle malvagità, della sofferenza. Raccontagli a Gesù il travaglio che noi ancora sperimentiamo, quali sono i nostri sacrifici, le nostre sofferenze, a volte distrutte, dileggiate. Raccontagliela a Gesù, parla a Gesù di noi, parla al Signore, faglielo sapere, diglielo pure tu, perché noi glielo stiamo dicendo. Quando arrivi lì, diglielo.
che alcune cose non sono giuste. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, attenzione, tu sei un servo, un servitore mio, tu non sei degno di essere mio servitore. Io ti ho trattato come una persona di fiducia, perché ti ho continuato a trattare come servo, non come schiavo. Io ti ho dato quel debito, cioè io ho messo il mio per coprire i tuoi debiti. Ho pagato io il tuo debito con la mia azienda familiare. Ecco, giusto per capire la giustizia e la giustezza. Perché tu mi hai pregato, ma tu mi hai pregato, mi hai detto restituirò qualcosa. Io lo so che non mi puoi restituire niente. Come gli restituiamo a Dio la vita? Come restituisce un figlio alla mamma il latte materno che gli ha dato, i servizi e l'amorevolezza che gli ha dato? Ma se un figlio dicesse: senti mamma, quantizza, ti fermo un assegno, quanto vuoi, così siamo pari. Ma anche dare tutto l'oro del mondo sarebbe disprezzare l'amore che quella madre gli ha donato. E dare al padre un corrispettivo sarebbe umiliare il padre per i sacrifici, il lavoro, la mattina presto che si è svegliato, il freddo che ha dovuto prendere, andare a lavorare, andare a sudare, andare a fare sacrifici, magari privarsi di qualcosa per dare al figlio, e questo ora si vuole sdebitare, vuole fare il galletto. Non dovevi avere pietà anche tu del tuo compagno? Lui mangia il tuo pane come te. Mangiate tutte e due il pane che vi do io, lo stesso pane mangiate. E anche noi mangiamo lo stesso pane con te, tra di noi. Altro che fratelli tutti. Altro che fratelli tutti. L'Eucaristia ci dovrebbe fare stesso. Sudore del pane che Dio ha sudato sangue la notte del Getsemani, dell'agonia. Dovremmo sentire il peso di quel pane che è carico della croce e che sale sull'altare del Golgota e che ancora oggi si dona. Ecco l'agnello di Dio, e quando viene presentato è Gesù che viene immolato, sacrificato, che si offre e si dona per noi. Non dovevi avere pietà, così come io ho avuto pietà. Lo stesso sentimento, la pietas, la compassione, trasmutare un atto di giustizia in un atto di carità. Per giustizia deve fare questo, ma la carità copre la giustizia. Attenzione, copre non significa che è favorevole alle cose ingiuste. Coprire significa che dove non ci arrivi con la giustizia, va bene, è pagato. È come se noi dovessimo dare un conto e iniziamo a uscire tutto quello che abbiamo e stiamo rimanendo senza nulla, e poi magari le monetine, quella persona vede che tu sei in difficoltà e che magari non ci saresti arrivato e dice: no, basta così, non mi dia più niente. Che non ti vuole mortificare per farti impreparato o sfornito di decidere la corriera, puoi rimanere senza niente. Anzi, senta, questa parte non c'è bisogno, va bene, già saldato. Ecco la pietas, che non è un senso negativo, ma un positivo. Magari non saresti mai riuscita a coprire. E tu dicessi: non guardi, tanto io dovevo fare la stessa strada. Per non mortificare l'altro, no? Ecco la delicatezza, la gentilezza del tratto, il genio della caritas. Ecco. Sdegnato il padrone, ai giustizia, coloro che
con giustizia, con le umane giustizie, quello che tu, tutto il dovuto, cioè esistono quando ci sei nelle case, nelle carceri, nelle case circondariali, un albo dei detenuti e poi accanto a me, se dove c'è fine per mai. Le umane giustizie, paura, ma quello che ci deve fare paura è il... volta neanche risponde proprio.